Anch'io vi dico grazie della vostra presenza, è un grande piacere avervi qua con noi. E voglio iniziare così. Visto che domani è la giornata della donna, voglio fare un caloroso applauso a tutte le donne e i migliori auguri per domani. Cari colleghi invalidi e invalidi del lavoro, signor Sindaco che dovrebbe arrivare da un momento all'altro, un caro saluto, l'onorevole Dania, l'onorevole Naro, l'onorevole da Contrassi, l'onorevole Addizzone, al vicepresidente nazionale Ignoti, un caro amico affettuoso, grazie di vero cuore della vostra presenza. Un caro saluto viene dalla parte del presidente regionale, l'amico Maiorana, che purtroppo ha la stessa manifestazione anche lui a Trapani, non è potuto venire, e porgo i suoi più sentiti saluti di un buon lavoro. Al vicepresidente regionale, all'amico Conti, grazie altrettanto della tua presenza. A questo punto vi chiedo un minuto di raccoglimento per tutti i caduti e i malati del lavoro. Il Consiglio Provinciale dell'Emilia di Messina ha voluto organizzare questo convegno nella certezza di poter dare delle prime risposte alle numerose, scusate l'emozione, amiche, invalide, vedove, orfane e cadute sul lavoro, e denunciare all'opinione pubblica il disagio che le famiglie attraversano al verificarsi del triste evento. Il tema del convegno raggruppa una sintesi di vari momenti della vita di una donna che lavora e che subisce un infortunio, o peggio ancora, la perdita della vita. La mia poca esperienza all'Anemille, che già ho prodotto una più accurata sensibilità nei confronti degli invalidi del lavoro e delle loro familiari. Vi prego, credetemi, la domanda frequentemente che i familiari e gli stessi infortunati mi rivolgono spesso è: cosa succede ora? Cosa devo rispondere? Considerato che onestamente la legge che dovrebbe tutelare i nostri invalidi non è prodotto gli effetti sperati, tant'è che da quando è entrata in vigore la graduatoria unica non si effettuano assunzioni per gli invalidi del lavoro né per le vedove e gli orfani, anzi per questi ultimi la quota è stata ridotta all'1%, mentre per altre categorie di vedove o orfane, lo Stato e la Regione siciliana ha provveduto a farle assumere nelle varie amministrazioni. Ritengo, cari amici politici, che non è giusto usare due pesi e due misure. Tutti siamo figli di questa nazione e chi muore sul lavoro spesso è vittima dell'incuria e dell'incordia. Dei vari datori del lavoro. Ci permettiamo di sottoporvi una proposta di legge che in parte potrebbe sanare questa disparità. Non voglio dilungarmi, visto che il tempo ci è tiranno,
Nella vostra cappetta troverete la relazione più dettagliata. Vi ringrazio per avermi dato ascolto e spero che l'ANAMIL potrà rivendicare con maggiore forza i diritti che l'invalido del lavoro in questi anni ha perso. Il mio impegno sarà totale nella mia militanza totale. Il mio impegno sarà totale nella mia militanza politica, sociale e sindacale. Ho sempre preso al primo posto le esigenze delle singole persone. Continuerò su questa strada dicendovi grazie ancora di cuore della vostra presenza. Passo la parola al signor Sindaco.